L'atteggiamento mi è piaciuto un sacco perché ho visto una buona voglia di mettersi a disposizione e di andare oltre le difficoltà. Poi all'inizio forse anche normale col cambio del tecnico, però al di là del fatto che sia normale mi è piaciuto come hanno accolto il lavoro, il mio lavoro. E credo che il materiale umano a disposizione sia buono. E cerco sempre, quando arrivo, di pulire un po' le menti, perché se vengo chiamato vuol dire che la squadra non sta vivendo un momento emotivo importante, e di farli concentrare su cose concrete di campo. Che squadra ha trovato dal punto di vista del morale? Lei poco fa parlava di dover un po' ripulire la mente dei giocatori, ma soprattutto sotto l'aspetto fisico. La vera analisi la fai durante la partita, la prima partita che hai, perché a volte puoi non correre per magari per un discorso di condizione, a volte puoi anche non correre per un discorso di quello che gli chiedi in campo. E quindi bisogna vedere con l'idea che ho in testa di calcio come loro stanno e come loro la interpretano. Domani è il vero banco di prova, perché a di là di tutto quanto la settimana si è svolta bene. Però quello che conta nel nostro mestiere è la partita di campionato e quindi domani avremo tutte le varie considerazioni da fare. A me piace una squadra che abbia intensità, che abbia una capacità fisica da andare sempre. Ma con questo non sto criticando, non sto dicendo che prima non lo facevano, appunto. A me piace partire da adesso. Per me è il momento zero adesso. Prima serve a me per degli spunti. Ma non certo per usarlo per dire bisognava fare così o è stato fatto male questo. Io non, questo non mi permetterò mai. Allora, come idea, sì, è vero che a me rispetto a Mister Odo, a Massimo, mi piace più andare in verticale, questo sì. Al di là che poi non è che voglio andare direttamente con un passaggio e basta, ma voglio arrivarci con... Però mi piace andare avanti il più velocemente possibile. Anche sulle palle inattive, sì, abbiamo provato delle soluzioni diverse a quelle fatte prima.